Sta passando l'aereo proprio in questo momento, tanto per cambiare. Questo è Conte che sta atterrando a Capo di Chino. Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario Detto il Darion e in questo sabato 18 maggio siamo qui per fare le pagelle di Fiorentina-Napoli 2-2. Oggi purtroppo non mi sono preparato gli screenshot. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale. Ragazzi, mi raccomando, stiamo andando spediti verso i 3500, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e poi attivate la campanella, mi raccomando. Detto questo, scrivetemi poi nei commenti se vi va le vostre pagelle, ditemi il vostro migliore o il vostro peggiore in campo, oppure fatemi la pagella completa perché tanto poi la leggo senza problemi. Detto questo, cominciamo. Sentirete in sottofondo dei rumori, probabilmente, così diamo quel pizzico di, come si dice, di casareccio a questi video, poi soprattutto. Vedi, quel Napoli cosa mi sta provocando quest'anno? Pagelle, Meret, 6. Meret si prende il 6, ragazzi, perché secondo me su due gol non ha colpe. Sul primo non poteva fare niente, neanche se, diciamo, neanche Buffon forse avrebbe parato quella punizione. Sul secondo forse, se vi rivedete bene l'azione, fa quel passettino, quel mezzo passettino che lo allontana dal palo dove poi va a finire il gol, però nel complesso, ragazzi, secondo me Meret ha fatto la sua partita ieri. Una parata su Nico Gonzalez, poi un paio di parate coi pugni consecutive, poi per il resto ha fatto poco, quindi il 6 se lo piglia. Mazzocchi 6. Mazzocchi è quel giocatore, no? Diciamo, da cui non ti puoi aspettare chissà che cosa, perché comunque Mazzocchi, ragazzi, è un giocatore modesto. La tecnica non è che sia così sopraffina, il piede non è che sia così educato, però il lottare, la voglia appunto di uscire dal campo con la maglia sudata, questo da parte sua ci sarà sempre, quindi per questo motivo gli do il 6. Poi Mazzocchi ha fatto anche un potenziale assist sull'azione dove Politano ha preso il palo, quindi diciamo che il suo 6 a casa se lo porta in maniera molto dignitosa. Rachmani, anche lui si prende il 6, sarebbe stato un 6,5 perché comunque lui fa il gol, il primo gol, dove secondo me è anche furbo perché con le mani fa in modo che Martinez quarta non riesce a saltare e quindi lui può saltare in modo libero e metterla tranquillamente in porta. Poi però nel secondo gol secondo me fa un errore, perché? Perché allora il secondo gol innanzitutto c'è da dire che la Fiorentina fa un pressing alto che induce Politano a sbagliare la costruzione dal basso. E poi dopo però che succede? Politano regala la palla a Nzola. C'è secondo me quella manciata di secondi dove Rachmani poteva intervenire su Nzola e fermarlo. Perché questo? Perché quando Nzola recupera palla si trova ancora fuori dall'area di rigore e appunto ci sono quei due secondi dove Rachmani secondo me poteva andare al contrasto, invece lui temporeggia, fa entrare Nzola dentro l'area di rigore e poi lì c'è anche un dribbling, un mezzo dribbling di Nzola e poi il tiro. Quindi là secondo me Rachmani poteva fare di più e per questo gli do il 6. Poi nel complesso la sua partita onesta la fa. Ostigard 5,5, ragazzi, perché ripeto, è un difensore che non mi dice niente. Ieri ha fatto un'apertura che ha regalato una rimessa laterale agli avversari. Poi ho visto a un certo punto lui che si va a scontrare con Meret e Meret perde il pallone lì, proprio c'è assenza di comunicazione, anzi forse è più assenza di concentrazione, perché Meret chiama la palla, invece Ostigard sta lì fermo. A me Ostigard onestamente, ragazzi, non dice niente, quindi 5,5. Olivera 5,5 perché secondo me ha fatto meno di Mazzocchi. Non ricordo onestamente grandi cose di Olivera ieri, quindi per questo gli do il 5,5. Lobotka 6. Lobotka gli do il 6 perché purtroppo è responsabile del gol di Biraghi dell'1-1. C'è Napoli in attacco con Kvara sulla sinistra. Kvara subisce un fallo che non viene fischiato. Riparte la Fiorentina. Su un cross, Lobotka tocca la palla con la mano. Stava provocando anche il rigore diciamo nel finale, poi per fortuna quel rigore è stato tolto. Qualche sbavatura, anche
anche tanti recuperi alti che hanno provocato dei contropiedi, quindi nel complesso il 6 io lo voglio dare perché comunque il suo ce lo mette sempre. Cagliostro 5 e mezzo non mi ha detto niente onestamente, prendo un giallo inesistente, nel complesso non ricordo grandi cose di Cagliostro onestamente, quindi il 5 e mezzo io lo do. Anguissa 6 non mi è dispiaciuto, ha fatto quello che deve fare un po' la mezzala box to box, quindi fase non difensiva, fase offensiva, è tornato indietro, è andato anche in avanti, si è inserito con movimenti senza palla, diciamo la sufficienza se l'è portata a casa perché comunque ha fatto quello che doveva fare. Politano 6 dall'incipit per il gol del 2-1 di Nzola, però poi fa l'assist prima per il gol di Rachmani, prende un palo verso fine partita. Ricordo anche un'altra azione dove sbaglia, secondo me, la scelta, è quella dove fa il tiro sul primo palo che viene preso da Darciano. Lì, secondo me, non ha senso tirare perché c'hai appunto solo il primo palo e Terracciano stava coprendo bene quella zona della porta. Quindi lì, secondo me, o dava la palla a Cajuste oppure la metteva questo passaggio in mezzo per Kvara, che stava comunque abbastanza, diciamo, libero per poter calciare. Però nel complesso, ragazzi, Politano ieri ha fatto, secondo me, bene da meritarsi appunto una sufficienza. Simeone 5 e mezzo, ragazzi, Simeone è partito bene, poi pian piano, man mano che la partita andava avanti, è letteralmente sparito. E questo, diciamo, è normale per un giocatore come lui che gioca, se tutto va bene, a 5 minuti a partita. Poi, quando deve partire dal primo minuto, giustamente non c'ha la forma partita, e quindi ha iniziato benino, e poi a un certo punto proprio non si vedeva manco più. All'inizio ha provato ad attaccare la profondità. Il gol di Rachmani sul calcio d'angolo nasce appunto da una sponda che Simeone fa per Kvaratskhelia, quindi era partito bene. Poi dopo, passando i minuti, lui non essendo abituato a giocare 50-60 minuti, è letteralmente sparito. Quindi il 5 e mezzo, diciamo che lo do non tanto per colpa sua, ma per il fatto che comunque non lo si fa mai giocare. Per quanto riguarda invece Kvara, io do il migliore, diciamo, la palma di migliore in campo a lui. Siete ragazzi, perché a parte il gol, non so manco che aggettivo dargli, onestamente. Ieri ci sono stati due gol su punizione ed era una roba che io non ricordo onestamente l'ultima volta dove è successa una roba del genere. Come ho detto ieri nel post partita, mi ha suscitato un'emozione il gol di ieri di Kvara, perché ultimamente il Napoli non mi sta suscitando proprio nessuna emozione, né positiva né negativa. Il gol di Kvara ieri mi ha provocato un sussulto interiore, da sempre il 110%. Poi lui purtroppo è un giocatore che purtroppo non viene tutelato dagli arbitri, tant'è che ieri, dopo che prende il giallo, si vede proprio chiaramente Kvara rivolgersi a Calzone e gli dice: toglimi, fa il gesto del cambio, proprio a voler dire: toglimi perché qua mi innervosisco soltanto, non mi tutela l'arbitro e qua rischio anche di prendermi il cartellino rosso. E io su questa cosa voglio farci un video che probabilmente uscirà domani o dopodomani, però voglio aprire un tema che secondo me si collega anche all'allenatore da prendere tra poche settimane. Quindi Kvara si prende il 7 perché è sempre quello che è più pericoloso, e io mi devo leggere in giro gente che dice: Kvara te ne devi andare, Kvara vattene, Kvara non ha dimostrato niente, non ha dimostrato niente. Proprio ci vuole coraggio a dire non ha dimostrato niente. In quest'anno è a un gol da quelli fatti l'anno scorso. L'anno scorso ha fatto 12 gol, Kvara in campionato adesso sta a 11. Ha fatto 11 gol in una stagione schifosa come quella di quest'anno. Per non parlare poi di tutti gli altri dati dove è migliorato, eh. Io vi sto parlando solo dei gol. Ma Kvara, se andate a confrontare il Kvara dell'anno scorso, il Kvara di quest'anno è migliorato esponenzialmente. E ripeto, lo ha fatto in una stagione di merda come quella di quest'anno. Quindi, 7 a Kvara. Ai subentrati, ragazzi, do un senza voto generale perché non hanno dato niente, secondo me. Poi, ragazzi, Lindstrom, cioè, Calzona. Allora, Calzona gli voglio dare il 7, perché ieri Calzona penso che abbia fatto la miglior conferenza stampa da quando è a Napoli. Innanzitutto si leva i sassolini dalle scarpe per quanto riguarda i giornalisti, perché ha parlato di sciacallaggio, ha parlato di gente che dice che in settimana non allena e che si fanno solo le partitelle.
e gliel'ha messa in quel posto a questi qua, dicendo che gli allenamenti sono tutti registrati, quindi volendo si potrebbero anche visionare. E poi, ragazzi, ha bocciato il mercato del Napoli, perché ha detto una cosa molto importante sul Lindstrom. Ha detto Calzona che Lindstrom non è un trequartista e specialmente è un giocatore, deve avere gli spazi per giocare. Quindi, tradotto, cosa vuol dire? Lindstrom è un giocatore più da contropiede, perché deve avere gli spazi per giocare, non è bravo nell'uno contro uno. E poi cosa ha detto? Il Napoli storicamente è una squadra che gioca negli ultimi 30 metri, diciamo che gioca nella metà campo avversaria, quindi non ti servono giocatori che giocano, diciamo, che hanno bisogno degli spazi per giocare, ma ti serve l'esatto opposto. Quindi ha praticamente, con queste parole, bocciato l'acquisto di Lindstrom. Ma non perché Lindstrom è scarso, ma perché ha delle caratteristiche che sono proprio incompatibili con Napoli. Piccola parentesi, Calzona uomo, perché anche questa volta si assume le responsabilità, è l'unico che chiede scusa, ma in maniera sincera. Si vede proprio che lui comunque soffre per la situazione che c'è in questo momento a Napoli. Però la frase, secondo me, principe di tutta la conferenza stampa di Calzona è la seguente: non dovrei essere l'unico ad assumersi le responsabilità di questo Napoli, ma non mi aspettavo tutti questi problemi. Una catastrofe che non è solo in campo, ma è generale. Non ho dovuto pensare solo al campo. Nessuno mi aveva detto niente. E forse ho sottovalutato la situazione perché non la conoscevo. Mi sono trovato a gestire tante situazioni che non pensavo ci fossero. Ragazzi, qui Calzona ha scoperchiato il vaso di Pandora, come si direbbe in questi casi, no? Non ho dovuto pensare solo al campo. A me la prima cosa che viene in mente, forse la più banale, direttore sportivo? Ha dovuto fare anche il direttore sportivo Calzona, quindi si è dovuto anche occupare delle vicende extra campo che magari uscivano fuori anche dalla sua area di competenza? La butto lì. Nessuno mi aveva detto niente, quindi De Laurentiis qui. Prendi l'allenatore e non gli dici come stanno le cose. Bravo, veramente. Nascondi anche la verità. E beh, poi ho sottovalutato la situazione perché non la conoscevo. Ma se non te la dicono in primis i tuoi datori di lavoro, chi ti prende, se non ti spiega qual è la situazione, forse se Calzone avesse saputo la verità, forse non sarebbe manco venuto. La butto proprio lì, questa cosa. Quindi, bravo Calzona, mi sei piaciuto ieri sera e per questo ti prendi il bel 7. E quindi, ragazzi, questo è quanto. Questo è quanto. Questa frase di Calzona no, non mi sorprende, perché quest'anno veramente non mi sorprendo di niente. Però, ecco, voi pensate se al posto di Calzona ci fosse stato Conte, no? Ma secondo voi Conte viene in questa situazione dove c'è il datore di lavoro, dove non gli spiega com'è messa la situazione, come stanno le cose? Conte, se avesse scoperto sta cosa, 5 minuti dopo si sarebbe licenziato. E questa cosa si collega al tema che voglio portare in un video in questi giorni. Quindi, detto questo, ragazzi, queste sono le mie pagelle. Lasciate un bel like se vi sono piaciute e poi iscrivetevi al canale, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo appunto o domani o dopodomani. Ci vediamo prossimamente, sempre e comunque. Forza Napoli e basta, non c'ho nient'altro da dire. Buon sabato e buon weekend. E basta, ci vediamo alla prossima.